cosa che io credo molti di voi avranno già visto nelle mie presentazioni, ma vale sempre la pena ripeterlo, perché anche se ci fossero quattro persone qua dentro che non hanno visto, questo veramente vale la pena ripeterlo. Il mantra che ci vendono in questo momento come assolutamente sacro è il mantra del pareggio di bilancio, d'accordo? E così come certe cose che sono banali, semplicissime, intuitive, non ci saltano in mente, ma non perché siamo stupidi, molto sì, però purtroppo sì, questa è una realtà, voglio dire, cioè, abbiamo veramente poca abitudine a pensare, però non vengono in mente perché sono talmente ovvie che spesso le domande non ce le poniamo. Il pareggio di bilancio è una virtù, bisogna fare il pareggio di bilancio. Qualcuno si è chiesto cosa vuol dire il pareggio di bilancio, cioè dov'è la virtù del pareggio di bilancio? Cioè, una volta che al Ministero del Tesoro il computer dice più 50 meno 50, dov'è che stiamo meglio? Cioè perché stiamo meglio? Non so, per quale motivo stiamo meglio? Nel momento in cui questi hanno speso tanto quanto hanno incassato, cioè non so cosa succede, si accende una luce nel cielo e non so. Allora, questa è una nazione, ho esteso la Liguria perché sta pigliando un pacco di volte, allora il grafico si è allungato. Allora, una nazione una nazione possiede due tipi di ricchezze, e solo due tipi di ricchezze, non ce ne sono tre. I beni finanziari, il denaro, e i beni reali, questo palazzo, le case, le strade, i campi, l'agricoltura, i fiumi, le industrie, le macchine per produrre, eccetera. Ok? Uno Stato è composto unicamente da due entità, il governo e cittadini e aziende. Per aziende intendo tutte le attività lavorative, d'accordo? Cioè un cittadino è dipendente di chi? Di qualcuno che ha un'attività lavorativa, un negozio, un bar, un'azienda, un'industria, un'assicurazione, un ospedale, qualsiasi cosa. E questo è il settore non governativo, non G, d'accordo? Governo e settore non governativo hanno entrambi la stessa divisione di ricchezza, d'accordo? Il governo ha il suo denaro, e qui torniamo ovviamente all'ipotesi del governo proprietario, non di quel poveraccio della palude di cui parlavamo prima, ha il suo denaro e ha i beni reali, tutto quello che il governo comanda come beni reali. La stessa cosa siamo noi cittadini, noi abbiamo denaro e abbiamo beni reali, d'accordo? Allora, attenzione, il governo è proprietario della sua moneta, la crea come? Semplicemente spendendo. E questa è la freccia della spesa del governo. Il governo spende, crea la lira, crea il dollaro, crea il marco, crea lo yen, paga stipendi pubblici, costruisce infrastrutture, emette titoli di Stato, eccetera. Qui entra denaro. Il governo tassa, e tassando la freccia va nell'altra direzione, prende denaro da qua e lo riporta qua dentro. Ok? Attenzione a una storia. Chi crea denaro qui? Come fa uno qui ad avere dei soldi? Qua dentro, settore non governativo, stiamo parlando di noi. Come fa uno qui ad avere dei soldi? Di nuovo sono domande che hanno delle risposte ovvie, ma non vengono in mente. Uno dice, uno fa dei soldi studiando, iniziando una professione, un avvocato di successo fa denaro, un
so, uno apre un'azienda di scarpe, fa denaro, uno canta, è bravo a cantare, diventa Vasco Rossi, fa denaro, eccetera. Quindi fa dei soldi, ma questa è una risposta solo parziale, perché nella realtà il denaro qua dentro è impossibile crearlo, nessuno qui crea denaro, è impossibile creare denaro qua dentro, qualcuno può fare dei soldi, ma non li può creare, d'accordo? Quindi vuol dire che Vasco Rossi, tutti i soldi che ha fatto, vengono da qualcuno che li ha spesi, e allora la colonnina di Vasco Rossi si alza e la colonnina di qualcun altro si abbassa. Barilla ha un'industria di successo, ogni volta che uno compra un pacco di pasta, la colonnina di Barilla si alza, la colonnina di chi ha speso i soldi della pasta si abbassa. Okay? Questo vale per qualsiasi attività produttivo-finanziaria in questo settore. Ogni volta che qui ha del denaro si accumula, qualcun altro lo ha perso. A ogni credito, qui matematicamente, senza dubbio, corrisponde un debito. Per cui, certo, qualcuno qui può fare dei soldi, un altro li perde. Allora, se noi siamo l'Italia, qua dentro, siamo l'Italia, tutti i cittadini italiani, siamo qua dentro, chiusi qua dentro, ok? Va bene, lui può fare dei soldi, il signor Orlando ha perso, quei 5 fanno soldi, altri 5 qui li hanno persi, d'accordo? Ma non ci va molto bene, noi vogliamo arricchirci tutti, vogliamo stare tutti meglio, avere tutti i servizi, avere tutti istruzione, avere tutta una casa, avere tutta la possibilità di spendere per i nostri bisogni, eccetera, tutti contemporaneamente. Questo è un aumento della ricchezza del paese. Un paese che diventa più ricco del 20% della popolazione, l'altro 80% si impoverisce, non è un paese che cresce, d'accordo? Allora, vogliamo tutti crescere contemporaneamente. E visto che abbiamo detto che qua dentro nessuno può creare il denaro, e se qualcuno lo accumula, qualcun altro lo speso, come facciamo qui tutti a crescere di ricchezza contemporaneamente? Possiamo solo e unicamente contare sulla spesa di questo signore che si chiama governo. Il governo spende, immette denaro qua dentro. Guardate bene, se i negozianti di scarpe vendono un paio di scarpe, la signora che le compra ha perso quel denaro. Ma se lo Stato ti paga uno stipendio, qui dentro, nel settore non governativo, qualcuno ha perso quei soldi? Assolutamente no. Nessuno ha sborsato quei soldi per far sì che lo Stato pagasse quello stipendio. Se lo Stato fa una commessa e costruisce un ponte, l'azienda edile, l'acciaieria, eccetera, che riceve la commessa dello Stato, ok, riceve quel denaro, qualcuno l'ha speso qua dentro? Assolutamente no, è denaro nuovo al netto. L'unico modo perché tutti noi qua dentro possiamo crescere indistintamente tutti in ricchezza è se lo Stato spende per noi. Le banche qui sono qua dentro, possono creare denaro quando fanno crediti, ma creano debiti, quindi niente di nuovo, niente di netto, d'accordo? Non vale il denaro bancario. E allora il denaro spende 200 soldi per noi e poi a un certo punto decide che è il momento di tassare e tassa 150, bene? Noi siamo tutti contenti perché qua ogni singolo cittadino, nessuno escluso, è più ricco, ha 50 soldi in più. Poi la distribuzione di questo denaro è un altro discorso, ma questo denaro è qua dentro. Tutti siamo cresciuti di 50 in più. E questa è la spesa a deficit dello Stato. Okay? Lo Stato spende 200. Decide di tassare 200, qua dentro rimane 0. Noi non abbiamo guadagnato niente, la nostra società rimane con i suoi soldi, qualcuno li guadagna, qualcun altro li perde, c'è la stagnazione economica. Questo è il pareggio di bilancio. Poi vi dicono in televisione che uno Stato virtuoso fa il surplus di bilancio. Un bravo Stato spende meno di quello che incassa, come le famiglie. Una brava famiglia spende di meno di quello che incassa. Allora lo Stato spende 100 e tassa 200, o spende 100 e tassa 120, eccetera. Qua andiamo a meno, tutti, indistintamente. Andiamo a meno. Questo è il surplus di bilancio che vi vendono in televisione
e sui giornali come la massima virtù dello Stato. È la catastrofe della società di cittadini e aziende. Vi do due date. L'unico periodo in cui il mondo moderno ha conosciuto 4 anni consecutivi di surplus di bilancio sono stati il 1926-1929 e il 2004-2007-2008. Mi dice niente? La crisi del 29 è venuta dopo questi 4 anni di surplus in America e la crisi finanziaria è venuta dopo altri 3 anni. 3 anni. Di cui uno di pareggio di bilancio e 2 di surplus di bilancio negli Stati Uniti. Le due più devastanti catastrofi economico-finanziarie della storia moderna vengono dopo questa virtuosa dote dello Stato di spendere di meno di quello che incassa. E allora la domanda che vi riporto è: perché ci dicono che il pareggio di bilancio è talmente importante da essere addirittura inserito in Costituzione? Per quale folle, stupido, insensato motivo noi dobbiamo credere che il pareggio di bilancio che ci lascia zero ricchezza finanziaria qua dentro sarà la nostra salvezza? Zero ricchezza finanziaria qua dentro significa che qua stiamo tutti soffocando, girandoci gli stessi soffocanti soldi. Un'economia così non può crescere, è impossibile che cresca, le aziende non possono crescere in quel modo. C'è solo un modo per far crescere l'economia, il deficit, uno Stato che spenda a deficit e specifico un deficit positivo, cioè non denaro sperperato in corruzione prevende ad amici ma denaro investito per le infrastrutture, per la modernizzazione del paese, per le aziende, per i servizi ai cittadini, eccetera, che è il modello tedesco prima dell'euro. Questi falsari, che io posso anche, perdonatemi se non siamo un po' coloriti nel linguaggio, definire delle vere carogne, questi hanno costruito un sistema dove quando stava loro essere virtuosi non sono stati virtuosi, quando toccherebbe a noi non essere virtuosi dobbiamo essere virtuosi, quando faceva comodo loro spendere a deficit con degli esforzi spaventosi di denaro pubblico per modernizzare le aziende della Germania dell'Ovest, della Germania dell'Est ed entrare nell'euro truccando le carte, hanno steso a deficit delle cifre incredibili, sono entrati nell'euro con i parametri tutti sballati. Adesso è un po' tecnica la cosa, ma addirittura hanno speso talmente tanto i tedeschi che sono entrati nell'euro che avevano il loro famoso noto surplus delle esportazioni che era andato a zero, si erano mangiati anche i soldi delle esportazioni pur di rimodernare con soldi pubblici la Germania. D'accordo? Adesso noi dobbiamo assolutamente tagliare la spesa pubblica a morte. La spesa deficit è il male del paese, lo dicono i tedeschi, e noi ci dobbiamo vergognare di essere questi spendaccioni pigs dell'Europa, i maiali d'Europa che spendono. D'accordo? Fra parentesi, i greci lavorano 44 ore alla settimana, i tedeschi 41, i greci fanno 3 settimane di ferie, 2 settimane di ferie, i tedeschi ne fanno 3 o 4, tanto per dare un dato appena uscito in una pubblicazione del Fondo Monetario Internazionale. Ok, quindi questa è la situazione. E quando vi vendono l'idea del pareggio di bilancio, vi stanno vendendo la rovina dell'Italia. Dati alla mano, ok? Questo non è contestabile da nessun economista, non lo può contestare neanche Mario Monti. Nessuno può dimostrare al mondo che il pareggio di bilancio e il surplus di bilancio fanno cadere a pioggia sulla società qualsiasi tipo di vantaggio. Impossibile. Però, adesso spero veramente che voi riusciate a seguire, però, attenzione, torniamo qua, questo non è questo. Io fino adesso, quando vi ho parlato
dell'Italia, della spesa deficit, del pareggio di bilancio, del surplus di bilancio. Vi ho detto, stiamo parlando di queste piramidi. Qui c'è uno Stato in cima, non deve niente a nessuno qua sopra, può fare quello che gli pare, il suo debito non ha un valore, niente. Gli Stati Uniti d'America non ripagano il debito pubblico dal 1837, se ne fregano, aumenta sempre, d'accordo? E così gli inglesi, eccetera. Ma qui, anche volessimo applicare quello schema virtuoso che vi ho spiegato prima, lo Stato mette denaro al netto nel settore dei cittadini e delle aziende, come facciamo che lo dobbiamo prendere in prestito da questa gente qua prima? Non possiamo farlo, è impossibile. La cosa, a mio parere, più spaventosamente criminale del sistema euro è che questi hanno pensato un sistema che ha distrutto totalmente e alla radice, alla fonte, quella funzione virtuosa dello Stato di soccorrere la propria società, i propri servizi, i cittadini, le aziende, con la virtù della spesa deficit, la spesa a deficit positivo. Questi l'hanno distrutto, sono stati bravissimi, eccezionali. Io l'ho scritto in un mio articolo molto tempo fa, un'intelligenza talmente perversa e devolta che uno non può non ammirarla, perché riuscire a ottenere un risultato di questo genere in un intero continente è qualcosa di strepitoso. Guardate bene, una cosa anche questa è divertente, chi ci guardava dall'esterno mentre queste carogne progettavano questo sistema infame, chi ci guardava dall'esterno ci guardava con uno sguardo allucinato. Io ho portato Matrix, ho cercato di sbraitare, non so quanto si è capito, ho portato a Matrix un documento che dovrebbe essere ingigantito in un macro poster in piazza Venezia a Roma, e cioè è uno studio della Federal Reserve americana, della Banca Centrale Americana, che monitorò la creazione dell'euro dal 1989 al 2002, cioè il momento proprio dell'entrata in vigore dell'euro, e questi macroeconomisti monetaristi della Fed americana fecero tutta una serie di osservazioni e arrivarono alla conclusione del loro studio. Loro stavano al balcone a guardare la creazione dell'euro, d'accordo, e titolarono il loro studio "Non è possibile, non ce la possono fare, non dura". Questo è il titolo tradotto in italiano. È un titolo molto poco accademico per un lavoro di macroeconomisti su carta intestata della Federal Reserve americana, ma è interessante nel pragmatismo degli anglosassoni vedere come loro hanno voluto titolare questa cosa, che nessuno in Italia, nessun economista di questi bravi, titolatissimi bocconiani della Sapienza e altri vari, e nessun economista di sinistra italiano, questi vigliacchi post-keynesiani che oggi balbettano qualcosa contro l'euro quando sono stati zitti, non hanno avuto il coraggio di dire niente di significativo per 10 anni, 12 anni, che nessuno abbia capito, letto, compreso il valore di quel titolo. No? Quando tu hai la più grande banca centrale del mondo, del paese più ricco del mondo, i massimi esperti di moneta del mondo che ti dicono non è possibile, non dura, crolla, non ce la potete fare. Era un segnale interessante, era il 2002, ci sarebbero risparmiati una catastrofe. Allora, cos'altro c'è da dire? Beh, tantissimo, perché vi dovrei raccontare i nomi, i cognomi, il percorso storico della creazione dell'euro è estremamente interessante, come questa cosa è stata iniettata nelle menti dei colletti bianchi che sono poi andati a dirigere il Ministero del Tesoro, che sono poi andati a dirigere le politiche economiche dei paesi che sono caduti vittime di questa trappola. Sottolineo un fatto, senza entrare tanto nella storia dell'economia, della teoria economica, ma sottolineo un fatto: guardate che coloro che approfittano da questo disastro, che sono le grandi istituzioni finanziarie,
che fanno capo agli economisti, soprattutto i neoliberisti, che sono i grandi gruppi industriali della Germania, della Francia, in particolare della Germania, questi sono i neomercantili, okay? Supportati da questi ideologi che hanno creato queste idee disastrose che sono gli economisti neoclassici. Tutti questi, lo ripeto, tenetelo bene a mente, hanno gli austriaci, gli economisti austriaci, hanno tutti un punto in comune, sono tutti ossessionati da un punto: va distrutto lo Stato. Lo Stato va ridotto di dimensioni, deve rimpicciolirsi, deve scomparire, lo Stato è un peso, eccetera, eccetera, eccetera. Perché hanno trapanato nella mente di tutti questa cosa? Perché hanno convinto gli italiani, nonostante l'evidenza dei fatti, cioè gli taglietti della Liretta, il secondo paese con il risparmio più alto del mondo, e tutti noi siamo stati da stupidi convinti che lo Stato era uno schifo, che era un peso, sì, era uno Stato corrotto, era le amministrazioni pubbliche, era qualcosa di assolutamente immondo, ma vi rendete conto della differenza che c'è fra quello che eravamo allora e cosa siamo riusciti a fare allora? 466.000-467.000 famiglie italiane date dalla Banca d'Italia di dicembre oggi formano l'unico welfare funzionante del paese. Cioè, questi signori con capelli bianchi qua hanno risparmiato negli anni della Italietta dello Stato pesante, dello Stato marcio di tagli dell'inflazione, hanno risparmiato a talmente tanto che oggi sono coloro che mantengono in vita milioni di giovani che non potrebbero fare niente se non fosse per questa gente dell'Italietta, della Levetta, della corruzione, eccetera. Okay? Quindi l'idea ossessiva di distruggere lo Stato è un'idea che abbiamo capito come ha funzionato, è un'idea che ha portato a questa infamia e che fa fare profitti incredibili a queste banche, a questi istituti finanziari, alla grande industria franco-tedesca. Ci sono dei grafici che non lasciano dubbi, dove si vede si vedono le esportazioni tedesche che, come ho detto prima, erano crollate, si erano mangiati tutti i tedeschi per riuscire a finanziare la ricostruzione della Germania prima di tenere l'euro con soldi pubblici. Si vede che durante gli anni dell'euro, nel 2012, come la colonna delle esportazioni tedesche schizza verso l'alto e quella delle esportazioni italiane schizza in negativo verso il basso. Ok, quindi questi istituti finanziari, le grandi industrie banche tedesche, tutti gli speculatori che oggi stanno speculando sui debiti sovrani, fanno cifre, guadagnano in settimane cifre che sono inimmaginabili, che non sono neanche pronunciabili, farebbero venire la nausea alla gente che deve tutti i giorni lottare per 100 euro, per 1000 euro, per 5000 euro. Okay, questo sistema si basa tutto su questo fatto, distruggere lo Stato, perché loro sapevano che se questo non fosse caduto, questo signore fosse rimasto in cima alla piramide, c'era sempre il pericolo che un movimento politico, un movimento intellettuale, un movimento di lavoratori pretendesse che l'Italia tornasse a quel keynesismo, magari togliamo del criminale, che ha reso questo paese un grandissimo paese. E guardate che io qui devo fare una cosa che sarà assolutamente antipatica, ma la devo fare perché io vivo di un senso di giustizia. E io credo che Bettino Craxi, per quanto sicuramente ladro e arrogante, però Bettino Craxi è un uomo politico incredibilmente acuto. È stato forse il più grande politico che l'Italia abbia mai avuto, e c'è un'intervista che potete, pochissimi secondi, che potete visionare in internet, dove Bettino Craxi nel 1993, alla firma del Trattato di Maastricht, disse letteralmente: questo trattato porterà l'Italia in un inferno. Okay? E questa gente, questi speculatori, era questa classe politica, per quanto corrotta, che volevano eliminare, perché questa classe politica aveva questa concezione: questo signore stava qua in cima e spendeva a deficit per il beneficio di tutti quelli che stavano sotto. Mi dispiace essere impopolare in questo, ma io, fra Mario Monti e Bettino Craxi, metto la mia firma per Bettino Craxi 100.000 volte. Monti è un criminale, Monti è un uomo che ha un mandato di distruzione dell'Italia. L'Italia uscirà dall'euro, faremo default, questa è una certezza,
e con questi criminali che hanno invaso i ministeri, hanno invaso la politica, hanno invaso i giornali, hanno invaso gli editoriali del Corriere della Sera, della Repubblica, col centro-sinistra italiano che è votato completamente a questa manica di farabutti, eccetera. L'Italia avrà un futuro di 40-50 anni di deflazione economica, che significa per i vostri figli una rovina senza precedenti, qualcosa che non si è visto neanche nell'Italia dei primi anni del dopoguerra. Questo è quello che stiamo portando l'Italia con questa gente. Io non so se ci sarò, chi ci sarà si ricorderà quello che ho detto, dirà che Tizio l'aveva detto. E questo mi sono destinato. La Grecia è l'esempio, e se qualcuno non si decide a mettere insieme una compagine apolitica, ma di cittadini e di aziende che vogliono riportare il buon senso nella testa della gestione monetaria e economica del paese, noi siamo destinati a questo. Non dovete credere che qualsiasi altro palliativo vi aiuterà. I pacchetti di crescita sono delle palle, delle menzogne che sono macroeconomicamente tali, cioè sono menzogne macroeconomiche. Non è possibile che in questa posizione un governo possa iniettare qualsiasi quantità di beni finanziari qua dentro per farci crescere. È matematicamente impossibile, perché tutto quello che esce da qui oggi deve essere ripreso da qui per rimbalzare qui. Lo ripeto, tutto quello che esce da qua, qualsiasi promessa aiuto di questi falsari criminali che vada qua dentro, deve essere risucchiato dalle tasse da qui per rimbalzare qui e per tornare nelle tasche di questi signori. Questo è l'eurozona. Capite? Allora io incontro gli imprenditori che mi dicono: no, ma ci hanno assicurato che faranno. Balle, non è vero. Abbiamo una sola possibilità: capire tutta questa storia e riportare questo signore qua e obbligare questo signore da qua a fare quello che ha fatto dagli anni 50 fino alla fine degli anni 90.